Ciao a tutti amici della Family. Ciao. E benvenuti in questa recensione del camping La Sorgente Monte Bianco. Bene, allora ci troviamo in Valle d'Aosta e precisamente in Val Veny, che è una delle valli con la Val Ferret proprio di fronte al Monte Bianco, quindi da Courmayeur a destra Val Ferret, a sinistra Val Veny. E abbiamo scelto questo campeggio perché era molto vicino al Monte Bianco e a Courmayeur. Allora, il campeggio, abbiamo detto appunto, si trova in Val Veny e un dista... Un campeggio 3 stelle. 3 stelle? Federico mi ha detto 3 stelle. 3 stelle. Spero che no, sia più che altro perché non è ben chiaro il... Non ci sono le stelle. Ok, però comunque... Adesso vi diremo appunto nella recensione come è fatto appunto questo campeggio. Allora, innanzitutto si trova a un quarto d'ora di macchina da Courmayeur e il problema risulta proprio arrivare in questo campeggio. Come sempre. Come sempre. Noi abbiamo difficoltà. Noi facciamo queste avventure e ne succedono sempre di tutti i colori. Allora, quando arrivate a Courmayeur... c'è la stradina che è scritto a sinistra Val Veny, perfetto. Allora io ovviamente da Facebook, da Instagram ho cercato un po' di informazioni e tanta gente mi diceva: guardate che vengono a prendervi con il pick up per portarvi sulla roulotte. E io ovviamente dico: perché? Qual è il problema? Perché la strada è un po' stretta, ci sono i pullman. Ho detto: beh, vabbè, se la strada è stretta, ok, vediamo quanti pullman passeranno. E in questa valle praticamente passano più pullman in Val Veny che non da noi a Verona praticamente. Sì, che poi non si capisce per quale motivo passino, perché non ci sono hotel, cioè dove vanno sti pullman non l'abbiamo ancora scoperto. Non l'abbiamo ancora scoperto. Beh, insomma, vi raccontiamo un po' cosa è successo, insomma, perché è veramente bello. Poi ovviamente nell'altro video che ho fatto del campeggio vedete cosa è successo effettivamente. È successo che siamo arrivati lì dopo il ponticello e ovviamente abbiamo detto: ascolta, meglio che chiamiamo che ci facciamo venire a prendere, onde evitare qualsiasi problema. Abbiamo chiamato, mi hanno detto: guardate che fra un quarto d'ora, 20 minuti arrivano. Perfetto, tutto bene. Ovviamente è un servizio a pagamento, quindi 30 euro per salire e 30 euro per scendere, ok? E vabbè, ho detto: facciamo così, ci fermiamo lì nel parcheggino. Mi fa: guardate che dovete andare però nel parcheggio più avanti, dove c'è un bello spiazzo che vi vengono a prendere. Sì, perché era un po' più grande. Era un po' più grande, infatti io ho detto: guardi che ci sono delle macchine parcheggiate qui. No, è quello più avanti, perfetto. Noi però eravamo fermi. Ma infatti il problema è stato quello, secondo me. Eravamo fermi e praticamente la macchina non è riuscita più a portare sulla roulotte. Praticamente il problema è stata la partenza in salita, perché se tu continuavi ad andare con la macchina al parcheggio che dicevano loro, ci arrivavi. Sì. Il problema è stato fermarsi per chiamarli e poi dover ripartire, quindi dover fare una partenza in salita. La partenza in salita ha stroncato la frizione della macchina. Sì, esatto, ci siamo completamente fermati in mezzo alla strada e io non vi dico il pandemonio che è venuto fuori. Camper che scendevano, due pullman, macchine che salivano, un disastro, veramente è stato un momento di panico e praticamente ho dovuto sganciare la roulotte, utilizzare il mover e spostarla verso destra, spostare la macchina verso destra e aspettare che arrivassero loro col pick up e che l'hanno agganciata. Per carità, è andato tutto bene, non è successo niente, però dopo, facendo la strada con la macchina, ragazzi, è dura, No, è che subito non sembra, visivamente non sembra. Poi quando la fai senti che tira cioè, tanto, andavi veramente su in seconda. Sì, sì. E già facevi fatica in seconda. Solo con la macchina. Ecco, quindi con la roulotte sei anche un po' pesante. Sì, visivamente magari dalle foto, dal video che abbiamo fatto non si nota tanto, perché anche su Facebook c'è stato chi ha commentato: non sembra una grande salita. Effettivamente anch'io, riguardando la foto, riguardando il video, non sembra una grande salita, ma vi garantisco che lo è. C'è tanta pendenza. Ecco, quindi poi siamo arrivati con la macchina in campeggio e ovviamente, ragazzi, il panorama qua la fa da padrona. Siamo in un contesto completamente di verde, dei boschi a fianco e un campeggio che si presenta tutto fatto di legno,
tutto proprio in stile valdostano, quindi in stile di montagna, e di fronte abbiamo il massiccio del Monte Bianco. Allora, reception, si entra, abbiamo subito tutto molto vicino, quindi abbiamo la parte ristorante, market, bar, tutto assieme, e tutto sempre fatto di legno, anche qui con piatti tipici, c'è la fonduta, si può prenotare i piatti, portarseli direttamente dentro il campeggio, quindi roulotte o camper che sia, e quindi c'è un servizio che comunque è eccezionale. E poi per quanto riguarda il campeggio, ci sono altri servizi, come per esempio la possibilità di utilizzare la sauna. C'è una sauna finlandese con acqua fredda, molto fredda, e la sauna stessa, che poi lì viene 15 euro a persona, basta chiedere di per un'ora, sì, basta chiedere e loro ti prenotano praticamente per un'oretta la sauna. C'è anche la tinozza con l'acqua calda, che purtroppo però non abbiamo fatto, no, perché bisogna prenotare, quella è gratis, però bisogna prenotarla perché devono prepararti l'acqua calda, cioè. Esatto. Poi c'è la zona barbecue, dove c'è anche la tavola calda e delle panchine, quindi ci si può mettere lì per mangiare, fare il barbecue, tavola calda, quindi si può prendere magari le patatine fritte, si può prendere insomma tante cose per non stare dentro il campeggio, cioè dentro la propria zona di piazzola, ma andare appunto in quella parte lì. Per quanto riguarda i bambini, ci sono il parco giochi, bellissimo, anche quello lì fatto caratteristico, e anche c'è la zona per le arrampicate. Ah sì, c'è la zona per arrampicarsi, c'è la piscina. C'è la piscina, e portatevi via la tutina, quella per l'acqua fredda, perché c'è l'idea. No, oggi in realtà era un po' meno fredda, secondo me. Allora, vi dico, noi siamo stati fortunati perché abbiamo fatto 4 giorni qua e c'è stato bellissimo, ok? Quindi veramente il tempo è stato fantastico, siamo arrivati anche a 26-27 gradi oggi, Quindi il bagno si può fare, ovvio che qua bisogna essere fortunati col tempo e con il sole, insomma, perché poi se sei brutto qua, infatti di giorno si sta bene, poi quando sono le 8:30 di sera, boom. Sì, appena il sole va dietro la montagna crolla la temperatura, infatti di notte siamo arrivati a 8 gradi anche, in piena notte. Ecco, poi non so, per quanto riguarda i bagni sono nella norma, direi, nulla da dire, non sono strepitosi, ma sono bagni normali, insomma. E c'è anche una zona lavanderia, tipo, io la chiamo così perché c'è il coso per lavare i panni a mano, e ti mettono a disposizione anche il filo per stendere. E cos'altro c'è? Beh, basta. Poi basta, poi ovviamente qua si parte con le escursioni, camminate e tutto quello che volete fare, perché comunque la Val Venia è bella lunga, quindi ci sono anche delle camminate non impegnative, c'è un bellissimo bosco. Cioè, sì, stavo dicendolo anch'io, c'è un bellissimo bosco con delle sculture in legno ricavate proprio dal tronco degli alberi. Sì. Bello, bello, no, è carino, un bel posto. Sì, è veramente un bel posto. E ovviamente si può andare giù a Courmayeur per andare a fare una visitina in città. Sì, non comprate niente a Courmayeur. Se volete fermare a bere un caffè, sapete di quello che andate incontro. Ma al di fuori del caffè, un melone, mezza fetta di mezza anguria e dei pomodorini, 30 euro. Una follia. Caffè 2,50 euro, per carità, c'è la vista del Monte Bianco. Un tè alla pesca 5 euro. Sì, no, vabbè, insomma, si sa, si è in questi posti e si sa. Esatto, quindi si sa. E poi niente, è un bellissimo posto, cioè se volete passarci qua, se avete delle attività da fare, volete, non so, la mountain bike, quelle cose lì, le escursioni, andare comunque a prendere la funivia, che abbiamo fatto il video io e Federico, che siamo andati su sulla Skyway, i prezzi ovviamente sono abbastanza elevati, ok, però la fai una volta, vai su con la suggiovia, con la funivia, e sei in mezzo al ghiacciaio del Monte Bianco, quindi anche quella lì è un'esperienza da fare. E quindi la zona si presta tanto a fare tante attività. Poi, per quanto riguarda invece il campeggio e il prezzo, allora noi di 3 notti con una piazzola standard, quindi con la corrente, abbiamo speso 140 euro, e siamo la settimana prima di Ferragosto, quindi è buono, quindi direi un buonissimo prezzo. Poi ovviamente abbiamo aggiunto i 60 euro della salita e discesa col pick up,
Quindi direi che il campeggio è promosso, nel senso che comunque... Solo un difetto. Posso... Solo un difetto, attenzione, ecco che arriva il difetto. Ecco che arriva la solita rompiballe. Ecco che arriva, lei è quella dei difetti, vai. Insomma, non c'è la connessione. Esatto. Allora, hanno dei grossissimi problemi di connessione, allora, sia a livello di televisione, se vuoi guardarti qualcosa, che a livello di POS, perché per un paio di giorni non avevano i POS che non funzionavano. Ed è un problema, perché qua non puoi prelevare, quindi se rimani senza contanti e loro hanno spesso questi problemi di POS, ti tocca andare fino a Courmayeur per prelevare i contanti. Ecco, la connessione è l'unico difetto, non so neanche se dipende, sì, dipende da loro, nel senso che basterebbe mettere... Oddio, sai, la zona qua, sì, sei un po' isolato, però se mettono un coso in più... Dopo il POS della reception è ritornato funzionante, quindi... Quello del bar no. Quello del bar no, posto fuori uso. Posto fuori servizio sempre. Quindi ovviamente, ragazzi, se venite qua su portatevi un po' di contanti, perché se dovete prendere una birra o un pasto o qualcosa... Ecco, la connessione lascia un pochino a desiderare, sia la nostra, che oggi sei andato a chiedergli la cosa per la loro... La password per il wifi. Per il loro wifi, anche quello non funziona. No, praticamente il wifi funziona solo nella zona bar. Quindi se volete fare smart working, volete stare lì mentre lavorate o insomma, fare wifi, computer... Il wifi al giorno d'oggi è importante, lo so che siamo in campeggio, ma è importante il wifi anche per telefonare, per... cioè nel senso... Non so. Il 4G prende e non prende, nel senso che comunque alle volte va via la linea, alle volte non si prende, alle volte non si riesce a caricare, quindi vabbè ragazzi, siamo a 1500 metri di altitudine sotto il Monte Bianco, vabbè, ci può stare, insomma, dai, tanto qua alle 10 di sera è tutto finito, qua c'è proprio il coprifuoco qua, quindi si va a letto e si riprende la giornata successiva. Bene ragazzi, allora per questo campeggio è tutto, mi raccomando, se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale, mettete un bel like e attivate la campanellina. Ciao, alla prossima recensione, al prossimo campeggio. Ciao.